prosecco, cresecco, prosecco, merasecco e perisecco. Suonano strani, ma il gusto lo è ancora di più. Imitazioni confezionate più spesso fuori dai confini nazionali e spacciate per italiano e a un pubblico sempre più vasto. In comune col prosecco hanno soltanto il tentativo di utilizzarne il nome. Ovviamente sono prodotti di tutt'altra natura. Quanto è diffuso questo fenomeno della contraffazione? Questo fenomeno è enormemente diffuso se pensiamo che noi, con la proiezione sulla fine del 2021, raggiungeremo 52 miliardi di esportazioni e l'agropirateria vale 100 miliardi di volume d'affari, per cui in sostanza è il doppio delle esportazioni italiane nel mondo. Questo tavolo che effetto fa? Fa un effetto drammatico per chi come me ha scelto di fare agricoltura e quindi di restare, no? Io eredito un'azienda di famiglia e quando ti rendi conto, no, che mentre tu tenti anche di comunicare il valore di che cosa è agricoltura nel nostro paese, di che cosa significa tramandare le tradizioni e raccontare anche il patrimonio culturale che c'è dietro il cibo, dall'altra parte vedere cose come questa ti fanno sentire un po' sconfitto. Penso per esempio al San Marzano, no? Che è un prodotto che rappresenta benissimo tra l'altro la mia terra, invece poi dall'altra parte ci arrivano questi prodotti che hanno dei costi di produzione che non raggiungono, non sono assolutamente paragonabili ai nostri e quindi basandosi sul prezzo noi perderemo sempre.